Quando questa bambina è annegata nella piscina di casa sua, tutti hanno pensato si trattasse di un incidente, o almeno fino a quando il suo fratello di soli 6 anni non si è fatto avanti con l'agghiacciante storia di che cosa è realmente accaduto in quella casa quel giorno. Il controverso caso di oggi vede protagonista una mamma che ha scelto di annegare la sua bambina di 7 anni per punirla. Adriana Hanna era una bambina di 7 anni che viveva nella piccola città di Esto, in Florida, con sua madre Amanda e il suo fratellastro di 6 anni, AJ. Questa bambina era stata diagnosticata con un disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività, il che significa che era sempre iperattiva e spesso questo disturbo rimane fino all'età adulta. Queste persone hanno spesso delle difficoltà a prestare attenzione, spesso hanno un comportamento impulsivo e finiscono per essere eccessivamente attive. La madre, Amanda, ha detto in un'intervista che ha avuto difficoltà a legare e a interagire con Adriana, dal momento che era sempre in movimento e si metteva sempre nei guai. Tra l'altro, ha anche finito per spendere una settimana in un centro di riabilitazione per il suo comportamento. Il suo fratellastro, dall'altra parte invece, AJ, era l'esatto opposto. Era un bambino calmo e tranquillo, che spesso si sedeva per ore a giocare in un angolo di casa sua, felicemente, da solo. Quando Adriana aveva solo 6 mesi, Amanda è stata chiamata dalla Guardia Nazionale e ha dovuto lasciare i suoi 2 figli per diversi mesi. E secondo la testimonianza di Amanda, questo ha notevolmente influito sul legame che forse si sarebbe potuto instaurare tra lei e la piccola Adriana. Spostiamoci adesso all'8 agosto del 2007. All'epoca Adriana lavorava come infermiera e stava tornando a casa dopo il suo turno di notte. Era l'alba e quindi ha scelto di coricarsi a letto prima di iniziare la sua giornata, lasciando i bambini guardare i cartoni animati nel soggiorno. Dopo un certo lasso di tempo, i bambini volevano uscire e andare a giocare all'aperto, ma dal momento che nel loro giardino c'era una piscina alta 4 piedi sul retro, Amanda li ha avvertiti di non avvicinarsi senza la sua supervisione. Per evitare che i bambini entrassero in quella piscina senza supervisione, Amanda era solita a tenere la struttura all'interno di un capannone, ma in quel particolare giorno Amanda ha detto che era stata in casa a prepararsi per fare la spesa. E è stato proprio in quel momento che il suo secondo genito, AJ, è entrato di corsa in casa dicendo che Adriana era entrata nella piscina. Amanda aveva pensato che Adriana stesse giocando vicino alla piscina e ha detto quindi a AJ di riferire alla sua sorella di rientrare subito in casa. Amanda ha riferito che AJ è tornato fuori e dopo un po' è uscita per controllare, per verificare per quale motivo ci mettesse così tanto a tornare. È stato in quel momento che ha visto AJ vicino alla piscina nel tentativo di tirare fuori sua sorella Adriana dall'acqua. Amanda ha detto che ha trovato la bambina con il volto rivolto verso l'acqua e che quindi era appena annegata. Ha detto che ha tentato di eseguire la rianimazione sul suo corpo e nel mentre ha anche telefonato il 911 dicendo che aveva bisogno di un'ambulanza. Qui potete sentire proprio la telefonata. I need an ambulance. What's wrong, ma'am? My daughter fell in the pool and she's not breathing. And she's not breathing. How old is she? She's 7 years old. All right, hang on just a second, ma'am. Oh, God. Her lips are purple. What do I do? I soccorsi sono subito arrivati alla casa di Amanda e Adriana è stata trasportata in aereo nell'ospedale lì vicino, dove i medici hanno tentato di tutto per poterla rianimare. Tuttavia, purtroppo è morta. Ed è qui che le cose iniziano a farsi controverse. Infatti sembra che il medico che ha operato Adriana avesse parlato con Amanda, voleva condividere con lui le condizioni della bambina, appunto. Tuttavia tutto quello che la madre Amanda chiedeva era: dov'è il distributore automatico? Cioè, immaginatevi un medico che sta operando o comunque che ha appena operato su vostra figlia, che viene per dirvi le condizioni, e voi che invece tutto quello che vi interessa è sapere dov'è il distributore automatico. E tra l'altro, anche dopo che Amanda ha scoperto che la propria figlia era venuta a mancare, Amanda non sembrava mostrare alcuna emozione. In un'intervista rilasciata all'ABC, inoltre, ha detto che era rimasta completamente scioccata quando ha scoperto che la sua bambina era morta.
Durante un'indagine, la polizia ha trovato un secchio pieno d'acqua vicino alla piscina. Gli investigatori hanno pensato che probabilmente Adriana utilizzasse questo secchio magari per togliere degli insetti che erano finiti all'interno della piscina e quindi per pulirla. E molto probabilmente magari si è allungata fin troppo e questo incidente è accaduto. Praticamente lei, mentre toglieva questi insetti dalla piscina, accidentalmente è scivolata, ha battuto la testa e per questo motivo è finita per annegare. Questa sembrava assolutamente la spiegazione più logica, dal momento che sembrava una teoria plausibile, cioè un comportamento che magari dei bambini avrebbero potuto tenere in questa circostanza, soprattutto per quelli che soffrivano di iperattività. E per tutti questo era stato solamente un tragico incidente. Ma lo era stato davvero? Scoprirete ben presto che le cose non sono andate proprio così. Mentre Adriana era ancora in ospedale, AJ stava con i suoi nonni e a loro ha raccontato una storia completamente diversa. Questa storia era così inquietante da preoccuparli al punto che hanno deciso di portare il piccolo bambino di 6 anni alla stazione di polizia. In questura ha fatto una dichiarazione nella quale sosteneva che sua madre ha ucciso sua sorella, dal momento che era stata cattiva. Ha affermato che Adriana aveva spruzzato del detersivo per vetri sul vetro della televisione del soggiorno. Questo ha fatto andare la madre Amanda su tutte le furie e per questo motivo l'ha immersa nella piscina. Ha anche mostrato nel dettaglio in che modo la madre avrebbe presumibilmente ucciso la figlia. AJ è stato intervistato 2 volte quel giorno dagli investigatori e da un esperto di bambini. E entrambe le volte che il bambino ha rilasciato questa dichiarazione, la sua storia è rimasta la stessa. Adriana era stata immersa nella piscina come punizione per essere stata cattiva. Ha detto che le stava trattenendo, tra l'altro, la faccia sott'acqua e per questo motivo non è riuscita a respirare. Tuttavia, nel mentre la sua testimonianza ha continuato, la sua storia iniziava a essere in alcuni punti piuttosto contraddittoria. In una versione delle sue storie, infatti, AJ ha detto che era stata proprio la madre a invitare la sua figlia a andare nella piscina, gli aveva detto vai in piscina, e appena era in acqua l'ha immersa più volte sott'acqua, appunto con la testa. In un altro momento invece ha detto che non aveva nemmeno visto il fatto accadere, e quando Amanda ha sentito le affermazioni di AJ ha detto che AJ aveva una grande immaginazione e che questa intera storia era stata completamente una sua invenzione. Ci sono molte persone che credono che la storia di AJ fosse inventata, e benché è vero che è possibile che un bambino si inventi una storia del genere, la domanda è: quale motivazioni avrebbe questo AJ di costruire una storia del genere? Molto probabilmente AJ ha esagerato alcune parti della sua storia, tuttavia la parte principale e più sostanziale di questa storia rimane la stessa, ovvero che Amanda ha gettato questa bambina in piscina. Ad Amanda è stato chiesto di fare un test della verità per vedere se stesse o meno mentendo. Durante le investigazioni la polizia ha scoperto che Amanda non era la madre devota che lei diceva di essere. Infatti anche molti testimoni hanno detto che i bambini molto spesso erano stati trascurati da Amanda e che a volte sono stati lasciati in più occasioni senza cibo. Le ispezioni che sono state fatte in seguito sulla casa hanno riaffermato queste teorie, dal momento che la casa era stata trovata in uno stato veramente pietoso. Era tutta sporca e puzzava. Gli agenti sono stati anche sorpresi di scoprire che non c'erano giocattoli nella casa, nonostante in quella casa Amanda abitasse con un bambino di 6 anni e una bambina di 7. Quando hanno chiesto informazioni al riguardo ad Amanda, ella ha risposto di aver portato via i giocattoli e che li conservava nel capannone come punizione per qualcosa che questi due bambini devono aver commesso. Tuttavia, quando gli agenti hanno controllato il capannone, non hanno trovato nemmeno lì alcun giocattolo. Gli investigatori hanno anche appreso il difficile rapporto tra Adriana ed Amanda. E infatti sembra che in più occasioni le due abbiano litigato. La madre infatti rimproverava la figlia per qualsiasi cosa, soprattutto se Adriana faceva la pipì a letto. Sembra che questo mandasse veramente in escandescenza Amanda. I colleghi di Amanda hanno anche riferito alle forze dell'ordine di un incidente avvenuto 3 mesi prima dell'annegamento.
momento in cui Amanda avrebbe parlato di uccidere la propria figlia, dopo che Adriana aveva scritto con un pennarello indelebile la parola loser, perdente, sulla vettura di Amanda. E inoltre è anche emerso che Amanda aveva un altro bambino, il quale era morto in circostanze misteriose. All'epoca Amanda aveva 17 anni e quando ha riferito della morte del suo altro bambino alle forze dell'ordine ha detto solamente che l'ha trovato sul pavimento privo di vita e che non respirava. E come se non bastasse, c'era stato un altro bambino che era morto sotto la sua cura, anche questa volta in modo misterioso. Alla luce di tutte queste nuove dichiarazioni, tutti hanno iniziato a pensare che ci fosse di più sotto questa storia e che forse Adriana non fosse realmente annegata per un incidente. Spostiamoci adesso a un mese successivo all'incidente di Adriana. Amanda è stata arrestata e accusata di omicidio di primo grado. Gli è stato offerto la possibilità di patteggiare se avesse dichiarato di essere colpevole dell'omicidio della propria figlia. In quel caso avrebbe ottenuto una sentenza di soli 10 anni e questo avrebbe anche salvato AJ dal dover testimoniare contro la propria madre. Amanda ha tuttavia rifiutato il patteggiamento e ha quindi scelto di andare in tribunale. Il suo caso è andato in giudizio nel febbraio del 2008 ed AJ è stato portato come testimone principale, nonostante l'argomentazione della difesa secondo cui era inaffidabile, dal momento che aveva cambiato la sua testimonianza in più occasioni. E ragazzi, vi avviso che quello che andremo a vedere tra poco è estremamente doloroso da vedere. All'inizio AJ infatti non aveva nemmeno riconosciuto la sua propria madre. Amanda era seduta proprio di fronte a lui nell'aula e AJ sembrava rilassato e calmo mentre rispondeva alle domande. Al bambino è stato chiesto se sua madre si trovasse in aula e il bambino ha semplicemente risposto di no. Gli hanno chiesto quindi dov'era la sua madre in quel momento ed AJ ha risposto in carcere. Il pubblico ministero gli ha quindi rivelato che la madre era effettivamente in quell'aula e è stato in quel momento che il ragazzino è scoppiato in lacrime. Tutto ciò è assolutamente straziante. Successivamente l'accusa ha mostrato ad AJ alcuni disegni che aveva realizzato precedentemente, dove veniva raffigurato come Amanda avesse annegato la sua sorella. AJ è stato in grado di mantenere la sua storia coerente, almeno nella parte principale, per quasi l'intero processo. Tuttavia, nella seconda parte del processo, alcune sue dichiarazioni non sembravano avere alcun senso. Ad un certo punto, infatti, ha anche detto che Adriana stava di fatto cercando di pescare alcuni insetti che erano finiti dentro la piscina. E io, ragazzi, posso anche capire che deve essere una cosa estremamente difficile, perché voi immaginatevi questo bambino che ha soli 6 anni ha o non ha, insomma non ne abbiamo la certezza, ma ha assistito di fatto all'omicidio della sua sorella da parte della madre, cioè capite che esperienza traumatica, quindi è normale che magari il suo cervello vada un po' in pappa quando racconta queste storie. Immaginatevi raccontare queste storie a 20-30 sconosciuti e davanti a voi c'è anche seduta Adriana, appunto la sua madre. E inoltre il processo si è svolto lungo il lasso di tempo di diversi mesi dopo l'incidente, quindi può essere che per un bambino di quell'età questo tempo è estremamente lungo e quindi magari si è dimenticato qualche particolare. L'accusa ha quindi portato una serie di altri testimoni, tra cui familiari, che hanno testimoniato che Adriana era completamente terrorizzata dall'acqua e che quindi non sarebbe mai entrata all'interno della piscina se qualcuno non gliel'avesse detto o chiesto. Alcuni colleghi di Amanda hanno anche testimoniato riferendo che Amanda avesse in più occasioni detto che avrebbe voluto uccidere la propria figlia, ma la cosa che più di ogni altra ha segnato il destino di Amanda sono stati i lividi trovati sul viso di Adriana, i quali sembravano proprio delle impronte di mani, e ciò volgeva a sostegno della dichiarazione appunto di AJ, secondo cui la madre aveva appunto annegato la propria figlia tenendola sott'acqua con una mano. L'accusa ha sostenuto che questo annegamento era una punizione che è andata un po' troppo oltre. Inoltre hanno sostenuto che la piscina era profonda solamente 81 centimetri, mentre Adriana era alta 1,20 m. Quindi anche se per qualche motivo la bambina fosse caduta nella piscina, tutto quello che avrebbe dovuto fare sarebbe stato alzarsi e non sarebbe annegata
nuotata in quella piscina. Dopo 4 giorni di processo, la giuria ha impiegato solamente 2 ore per deliberare ed è tornata con il verdetto. Amanda è stata condannata all'ergastolo senza condizionale. Amanda ha sostenuto di essere innocente e ha cercato di presentare ricorso in appello nel 2010, ma non ha avuto successo e ancora oggi si trova rinchiusa in carcere. In un'intervista ha dichiarato di non aver mai più rivisto il suo figlio dal giorno del processo e l'ultimo ricordo che ha di quel bambino è che le aveva fatto un sorriso e l'ha salutata uscendo dal tribunale. AJ è stato adottato dalla stessa famiglia che si era presa cura di lui quando Amanda era stata arrestata e in questo momento sta vivendo felice insieme a loro. Ragazzi, questo era il controverso caso di oggi. Sono davvero curioso di sapere che cosa ne pensate anche voi. Secondo voi Amanda ha realmente ucciso Adriana o era del tutto innocente? Scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e spero di vedervi nel prossimo video. Un ciao da Seba. Ciao.